verso il terminale principale! Fermateli! Abbiamo... È il protocollo decontaminazione. Che è un modo elegante per dire... sterilizziamo... Sono nel seminterrato! Merlin, si scaccia! Potrebbero essere ovunque. Credo che ieri... A tutti agenti, benvenuti in questo nuovo video su The Division 2. Oggi vi volevo portare come build da PvE una basata sulla Regulus e sui danni colpo alla testa. Come specializzazione andiamo a vedere subito, utilizzo questa del missilista semplicemente per il +1 di fascia abilità che ci dà la specializzazione, in quanto uso come abilità lo scudo baluardo grosso per reggere a qualche colpo in più e quindi fa andare lo scudo in fascia 1. Ma andiamo con ordine. La build è basata sulla Regulus, quindi sulla pistola, e principalmente sui danni colpo alla testa. La Regulus è un'arma molto potente che si prende in un modo abbastanza complesso nel secondo raid, ma andiamo a vedere il talento della Regulus, che è il regicidio, che le uccisioni con colpo alla testa provocano un'esplosione nell'arco di 5 metri che causa il 400% di danni arma e causa emorragia ai nemici nei dintorni, quindi un talento molto molto potente. Come altre armi utilizzo un fucile d'assalto e un fucile di precisione, sempre per sfruttare il danno del colpo alla testa. Andiamo a vedere com'è composta la build, tutta su armi da fuoco, ed l'ho impostata con un pezzo della Douglas & Earning, il nominale di questo brand, che sarebbe il pugile suonato, che ci dà, oltre ai danni delle pistole, i danni di colpo alla testa. Tre pezzi della Providence. Perché un pezzo ci dà i danni colpo alla testa e gli altri due le probabilità di critico e danni critici. Dove è possibile ho impostato un attributo con danni colpo alla testa e ho inserito una mod di danni colpo alla testa per cercare di farle arrivare più alti possibile, almeno sopra al 150%, e dopo vediamo il perché. Sullo zaino ho utilizzato il talento di vigilanza che aumenta il 25% di danni arma totali se non si viene colpiti dagli avversari. Come altri pezzi Providence ho utilizzato delle ginocchiere ed una fondina con danni colpo alla testa. Come guanto utilizzo questo della Sesca per aumentare la probabilità di critico, perché comunque con la Regulus per arrivare almeno al 50%, anche questo con un attributo su danni colpo alla testa. Infine il petto della Walker Harris per aumentare i danni arma, e in più perché abbiamo cacciatore di teste perfetto che ci dà un bonus di danno quando uccidiamo un nemico con un colpo alla testa. Come potete vedere, se il danno è superiore al 150%, possiamo accumulare il bonus fino a un 1250% di danno quando andiamo quindi a sparare ad un nemico, quindi davvero davvero molto molto utile. E anche qui abbiamo degli attributi ricalibrati anche su danni colpo alla testa per cercare di arrivare quanto più alto è possibile. Come abilità abbiamo detto uno scudo baluardo e un'isca, che è molto importante anche in PvE, soprattutto se si gioca da soli. Andiamo a vedere le statistiche, e come possiamo vedere abbiamo un danno colpo alla testa pari al 170%, quindi superiamo il 150% e quindi riusciamo ad attivare il bonus del cacciatore di teste perfetto per arrivare fino a quindi al 1250% di danno in più.
Come possiamo vediamo le statistiche con la Regulus, vediamo che abbiamo almeno il 50% di probabilità di critico e un buon 107% di danni critici, con il 225% di danno colpo alla testa con la Regulus, quindi ci siamo molto molto oltre, che questo era il danno del Fall. Anche con la carabina M44 classica siamo al 260%, quindi direi che siamo abbondantemente dentro il range che ci interessava. Ho impostato questa build per cercare di avere più danno colpo alla testa possibile. Perché? Perché quando andiamo a fare le missioni, giochiamo da soli, dobbiamo cercare di eliminare più velocemente possibile i nemici senza corazza, ovvero quelli larussi. E infatti, se andiamo a sparare ad un nemico rosso, ovviamente non aumentando troppo la gittata con la Regulus, vediamo che come danno colpo alla testa facciamo 2 milioni e 9, quasi 3 milioni, ma basta un danno di 2 milioni e 827.031 per mandarlo KO. Quindi attivando automaticamente il bonus del cacciatore di teste e il talento della Regulus, che se siamo fortunati e prendiamo tanti mob rossi, quindi non elitto viola, riusciamo a farne fuori parecchi insieme. Se questa build è utilizzata insieme a qualche compagno di squadra che ha il protocollo Eclissi con la schiuma, c'è da dire che si fanno veramente veramente molti molti danni. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questa build vi sia piaciuta, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.